Ciao a tutti e ben ritrovati, questo è un nuovo appuntamento di Belluno Calcio in Rete. Oggi siamo occupati di prima squadra e in particolare della partita tra il Belluno e l'Este. Il Belluno ha vinto per 3-1 nonostante il primo tempo si fosse concluso con il risultato di 1-0 per la squadra padovana. Abbiamo sentito in questa partita alcune dichiarazioni dei tifosi e del presidente e a fine della gara abbiamo raccolto alcune interviste dei protagonisti della partita. Vittorio Fratta, dirigente storico della Cibelluno, che partita ci aspetta oggi dai suoi ragazzi? Beh, una partita sicuramente speriamo diversa dalle altre, ma ci possono stare anche sconfitte, prestazioni così così, io ne ho vissute parecchie in questi anni, per cui basta essere tranquilli, sereni e uscirne fuori con calma, c'è tutto il tempo, per cui non bisogna farsiarsi un po' la testa in questo momento qui, insomma. Lavorare serenamente, lamentarsi poco e lavorare. Inizia la partita, terreno pesante, bellissima giornata di sole. Al 14esimo punizione dei 25 metri di Arrusso, Rossetto para facile centralmente. Due minuti più tardi, tiro cross dalla destra di H, Baldar respinge in angolo. Al 24esimo tiro da fuori area di Arrusso, palla alta alla destra di Rossetto. Tre minuti più tardi, bella combinazione Corbanese-Radrezza, con quest'ultimo che va al tiro dal limite dell'area, parata facile per il portiere ospite. Alla mezz'ora Barrichello calcia da fuori area, Rossetto para facile. A 5 minuti dal termine del primo tempo l'Este passa in vantaggio. Barrichello lancia in profondità Brotto che di testa supera in uscita Rossetto. Dopo un minuto di recupero si conclude il primo tempo, con l'Este in vantaggio per 1-0. Presidente Sergio Cavonari, questo primo tempo del Belluno? Partiti come speravo la squadra partisse, purtroppo poi ci siamo persi, il nostro avversario è riuscito a crearci non preoccupazioni, ma nell'unica situazione che effettivamente poteva essere pericolosa purtroppo ci ha segnato gol. Inesperienza, non so cosa dire, la squadra sta patendo un calo fisico che un po' mi preoccupa, non poco diciamo. Parliamo invece anche della bella iniziativa del mercoledì del Belluno, infatti sarà ospite il grande capitano del Milan, Franco Baresi, allora due parole su questa bella iniziativa. Beh, è un'iniziativa che indubbiamente per noi è importante, il fatto che arrivi a Belluno Franco Baresi, un giocatore che indubbiamente ha lasciato un segno nel calcio, nel mondo dello sport italiano, specificatamente nel calcio. Spero che la serata serva di traino per tutta una serie di iniziative che stiamo mettendo in atto per il settore giovanile. Dario Tollardo, ex grande giocatore della storia della provincia di Belluno, come ha visto questo primo tempo della squadra gialloblu? Ma una partita equilibrata, vissuta su un episodio favorevole all'Este. Secondo me il Belluno come intensità per certi tratti è stato anche abbastanza buono. Adesso secondo tempo speriamo che riesca a aumentare per recuperare, credo sia una partita alla portata insomma. Cos'è mancato forse oggi alla squadra di Belluno? Ma forse un po' di convinzione, giocate un po' in velocità lì davanti per andare poi a concludere. Come fraseggio è abbastanza pratico il Belluno, veloce a ribaltare il fronte, però poi poco veloce magari andare a concludere. Tutto qua.
inizia la ripresa. Al 53esimo Crossi dura via dalla destra. Corbanese manca di un attimo l'impatto con il pallone. Al 58esimo però arriva il pareggio del Belluno. Punizioni insidiosi di dura via dalla sinistra. Il portiere esce di pugno. La palla carambola su Masoc che da pochi metri insacca il pareggio per la squadra gialloblu. Cinque minuti più tardi Corbanese calcia dal limite dell'area. Palla a lato di poco alla destra di Baldan. Al 68esimo H recupera palla sulla destra. Cross basso pericolosissimo ma nessuno riesce ad arrivare sul pallone e l'azione sfuma. Al 71esimo calcio di rigore per il Belluno. Maestrello trattiene in area Mosca e l'arbitro decreta il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Corbanese che non sbaglia calciando la destra del portiere ospite. Al 78esimo Iarrusso calcia il volo da fuori area. Rossetto para bene. Due minuti più tardi Corbanese segna, ma l'arbitro aveva fermato il gioco per il fuorigioco della punta gialloblu. Il Belluno negli ultimi minuti soffre, ma si difende con ordine. All'89esimo arriva il tris. Punizione strepitosa di Padovan dal limite dell'area. Palla all'incrocio alla destra dell'incolpevole Baldan. Dopo ben 4 minuti di recupero, l'arbitro decreta la fine della partita. Il Belluno batte l'Este con un risultato di 3-1. Simone Padovan, intanto tanti auguri di buon compleanno. Infatti oggi Simone compie 21 anni e si è fatto un regalo facendo un grandissimo gol su punizione alla Del Piero, che come mi ha detto è il suo idolo, che ha chiuso definitivamente la partita sul 3-1. Devo dire che sono molto felice per questa prestazione e oggi per me è un giorno abbastanza speciale, insomma faccio il compleanno, ho fatto un gran gol alla Del Piero come ha detto lui, insomma che era e è il mio idolo, insomma e più felice di così non posso essere, insomma bella giornata e tutto qua. Parliamo invece un po' della partita di oggi, come giudichi questa vittoria della tua squadra? Oggi gran partita, gran carattere, gran voglia del Belluno di riscattarsi insomma da quattro sconfitte e bene, ci stiamo avvicinando sempre di più alla salvezza, bisogna continuare con questa mentalità qua e andare avanti insomma. Dopo il vantaggio di Brotto, infatti il primo tempo si era chiuso sul risultato di 1-0 per l'Este, cosa si sono detti secondo te i tuoi compagni in spogliatoio? Beh, sicuramente di metterci la voglia, la grinta, come del resto abbiamo fatto nel primo tempo, perché abbiamo fatto una gran partita, siamo stati abbastanza fortunati su una palla un po' vagante così alta di prendere il gol che ci ha portati sotto, però nel secondo tempo si è visto un Belluno con grinta, con voglia di portarla a casa, insomma, perché ne avevamo bisogno oggi, che per l'appunto le altre non giocavano, era ancora di vitale importanza, insomma, portare a casa 3 punti. Simone Brustolon, capitano della C Belluno, come giudichi questa vittoria della squadra per 3-1 oggi contro l'Est? È stata decisamente una buona partita, anche il primo tempo pur andando sotto secondo me avevamo condotto noi la partita, giocato, secondo me abbiamo cercato di giocare la palla e poi abbiamo preso verso la fine un gol sull'unica azione che hanno fatto loro, però ci siamo ripresi bene, siamo riusciti a pareggiare e poi a vincere questa partita che per noi diventava fondamentale dopo le sconfitte che avevamo fatto. Dopo il vantaggio di Brotto la situazione sembrava complicarsi, però nel secondo tempo è sceso in campo un Belluno forse ancora più determinato di quello del primo tempo. Sì, la situazione certo non era, se finisci il primo tempo sei sotto, però veramente le sensazioni erano quelle giuste, erano una buona sensazione, pure anche il primo tempo essendo sotto come ho detto prima vedevo che la squadra, percepiva che la squadra stava bene e che potevamo andare a prendere il pareggio e poi è andata bene, abbiamo addirittura vinto. Mister Raschi, oggi si sono conquistati 3 punti importantissimi per la classifica ma anche e soprattutto per il morale, come hai visto i tuoi ragazzi oggi? Ma abbiamo fatto secondo me molto bene anche il primo tempo, noi
insomma, io l'ho sempre detto, abbiamo delle difficoltà in questo momento, dopo aver speso tanto, abbiamo avuto questo periodo molto sfortunato dove abbiamo saltato veramente troppe partite e le abbiamo recuperate tutte insieme con qualche difficoltà. Questa settimana abbiamo potuto allenarci distribuendo meglio i carichi io ho lavorato soprattutto sulla testa, sul fatto che la squadra aveva già dimostrato dei valori, che bisognava stare tranquilli, lottare, crescere, recuperare un po' fisicamente, questo sì, e anche mentalmente, acquisire molta fiducia, coraggio, come ho detto sempre. E anche il primo tempo, quando siamo andati sotto 1-0 in maniera piuttosto così particolare, strana, insomma, sull'unico veramente l'unico tiro in porta che hanno fatto, ma neanche un tiro in porta, una palla che è spizzata dentro. E io ho continuato anche tra il primo e il secondo tempo a predicare questo tipo di atteggiamento, di umiltà, di crederci. La partita, i ragazzi sono stati bravissimi a farla girare. In settimana avevi chiesto una partita di coraggio e di sacrificio. Questo è avvenuto soprattutto nella ripresa, dove è sceso in campo un Belluno molto determinato a portare a casa questi tre punti. Ma nel secondo tempo diciamo che sono venuti gol, però anche nel primo tempo avevamo fatto delle buone cose, avevamo battuto molti calci d'angolo, questo è un dato significativo della pressione che avevamo cercato di imporre, e avevamo fatto anche delle buone cose, però il calcio è così, dopo per una palla particolare girata per loro, per una palla particolare girata per noi, abbiamo fatto 3 gol su palle inattive anche oggi. Devo dire che continuo a vedere qualche giocatore che sicuramente ha bisogno di un pochettino più tempo per tornare ad essere in una condizione ottimale, perché sta giocando con qualche sofferenza. Radrezza in settimana aveva avuto un piccolo problema dietro e oggi l'ho tolto, e anche se avevo già intenzione di far entrare Padovan, che anche lui è in recupero. E quindi, insomma, direi che questa è una vittoria, insomma, che ci dà morale, che ci fa credere che, insomma, non eravamo quelli delle super vittorie contro la seconda e la terza, perché sono state vittorie conquistate con tanta volontà, contro squadre che hanno molto più qualità di noi, ma non eravamo neanche quelli contro il Krasrapping, insomma, perciò siamo di nuovo in pista, insomma, alla fine sono 3 punti che, se avessimo fatto 2 pareggi, 3 punti valgono di più, quindi prendiamo quello che viene, bravi ragazzi, continuiamo così. Siamo arrivati al termine della puntata odierna, io vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento alla prossima settimana, dove ci sarà una puntata speciale dedicata alla Scuola Calcio Milan, e avremo al nostro microfono il grande capitano del Milan, di Sacchi e Capello, Franco Baresi. Oh,